Ecco, proviamo adesso a usare le ghost notes, ma con le terzine e dicendo il CID all'inizio, quindi sarebbe l'esercizio 3, quindi prendiamo sempre questo come riferimento da Q a X e come base andiamo a prendere quella con le terzine. Per me la velocità deve essere molto ridotta perché comunque lo trovo molto più difficile dire vocalmente il CID sull'1 e andare a gestire le ghost note e le note suonate sugli altri ottavi. Quindi prendiamo anche qua il tempo. CID, CID, CID. E partiamo con il G. CID, 3 e CID, 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 CID. CID, 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 Non facile, vero? È anche importante andare a pensare a come gestire l'errore e andare avanti e riprendersi come ho fatto forse all'inizio, no, ne ho saltata una e poi ho cercato comunque di riprendermi e riallinearmi.